uno degli angoli più suggestivi nel cuore del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano è la Montagna Grande di Viggiano, un massiccio roccioso a 1723 metri di altitudine che offre ai turisti ed ai visitatori l'opportunità di vivere esperienze uniche a stretto contatto con la natura, a soli 11 km dal centro abitato del comune della Val d'Agri. Tra queste, nella stagione invernale, Viggiano diventa centro di riferimento per gli amanti degli sport sulla neve grazie all'offerta che la Montagna Grande destina agli appassionati dello sci. Sulle pendici del monte, infatti, ci sono gli impianti sciistici con due ski lift e altrettanti tapirulan che servono le piste che scendono tra boschi di faggi e scenari naturalistici incontaminati. Con l'offerta turistica di Viggiano non è solo quella estiva, ma è anche quella della Montagna Grande. Moltissimi i turisti che sono venuti qui in questa stagione per sfruttare gli impianti e per sfruttare tutto quello che Viggiano offre. Sì, è davvero stata un'annata straordinaria, un'annata che non si vedeva da decenni in termini di presenze, soprattutto dalla Puglia, ma anche dalla vicina provincia di Matera, ma anche dalla Campania. Quindi davvero un successo che ci spinge a fare di più, a migliorare l'offerta turistica anche di inverno. Io sono contento e soddisfatto di questa annata e soprattutto sono contento dopo appunto la pandemia che le strutture di tutta la Val d'Agri, le strutture turistiche, gli alberghi, i B&B, come dire, hanno potuto rifiatare e finalmente rialzarsi vedendo tanti turisti che sono accorsi alla Montagna Grande di Viggiano. E l'attenzione non è soltanto per i turismi ma anche per i giovani, infatti il Comune ha finanziato un progetto con le scuole. Sì, il Comune ha un importante progetto con le scuole, scuola e sci, con una convenzione che il Comune sottoscrive con le dirigenze scolastiche. Noi diamo la possibilità, con un importante contributo economico, durante la settimana a far venire attraverso le scuole gli studenti a sciare a Viggiano, un modo per metterli sugli sci, fare una vera e propria scuola che è anche un modo per trasferire i valori della montagna e anche i valori dello sport. Ma non solo sci, l'offerta turistica della Montagna Grande offre anche l'opportunità di sfruttare le aree snow tubing, percorsi per le ciaspole, nord walking, discese con slittini, gite in slitte, parchi avventura, tutto per accontentare la richiesta sempre crescente di divertimento e turismo sportivo. L'offerta turistica della Montagna Grande di Viggiano ovviamente non può prescindere dagli impianti sciistici che lei gestisce. Sì, è un impianto sciistico alla portata di tutti, qui c'è una forte presenza di maestri di sci proprio per questo, perché è un impianto che si presta per i neofiti dello sci e per chi vuole imparare. Questa stagione sono state registrate molte presenze, molta partecipazione. Fortunatamente abbiamo avuto dei weekend bellissimi, una stagione bellissima, weekend pieni di turisti, specialmente dalla Puglia, e poi l'auspicio è che marzo ci regali qualche altra nevicata, l'ho già fatto in passato e speriamo anche quest'anno. Tra gli utenti tanti bambini le prime volte sugli sci, ma anche i loro genitori, ecco, che sanno sfruttare non solo l'offerta culturale, turistica, ma anche appunto quella sportiva. Sì, sì, bambini e chi, anche gli adulti che vogliono imparare, anche diventati grandi che non hanno mai sciato, vogliono imparare a sciare. E poi c'è anche da dire che il Comune di Viggiano ha sponsorizzato un progetto con le scuole e abbiamo un lungo calendario, ecco perché l'auspicio di altre nevicate, perché fino al 15 marzo abbiamo un lungo calendario con le scuole della zona. Allora, la stazione Montagna Grande di Viggiano offre ai turisti due tappeti e due ski lift. Le piste sono tutte azzurre, quindi facili, e in particolare un tappeto si trova nel campo scuola, dove con estrema sicurezza gli utenti possono avvicinarsi alla pratica dello sci. Un secondo tappeto serve sia una pista da discesa molto semplice che lo snow tubing. Poi ci sono due ski lift, il più lungo dei quali serve una pista azzurra di 500 metri. La forza di questa stazione è che tutti gli impianti arrivano e partono dalla strada, per cui il genitore che accompagna i figli passeggiando lungo la strada può vederli praticare lo sci in totale sicurezza. Oltre allo sci alpino, quindi alla discesa, abbiamo lo sci di fondo, le ciaspolate e diciamo anche il nordic walking in periodo estivi, oltre, va bene, allo snow tubing di cui abbiamo già parlato. Un'esperienza questa dello sci in Montagna Grande di Viggiano che viene dal passato grazie alla dedizione di tanti operatori ma anche di tanti maestri.
Sì, per lavorare in montagna bisogna innanzitutto amarla la montagna e Viggiano ha avuto la fortuna negli anni di avere operatori a partire dal Nolo, dai gestori, dai maestri di sci, ma la stessa amministrazione comunale che hanno, e gli sci club che hanno creduto e lavorato in montagna con tanta passione. Una passione che viene trasferita anche ai più giovani, infatti sono stati previsti dei progetti per gli studenti. Sì, già dalla settimana scorsa con il patrocinio del Comune di Viggiano sono stati avviati dei corsi di avvicinamento alla pratica degli sport invernali. Abbiamo avuto degli istituti superiori che sono venuti in montagna e hanno approcciato proprio alla pratica dello sci. E settimana prossima ci saranno altre scuole, quindi è un progetto che, neve permettendo, continuerà nelle prossime settimane. Nelle vicinanze degli impianti è possibile visitare il Museo del Lupo Appenninico, allestito in una baita di legno gestita dagli esperti del Centro di Educazione Ambientale e della Sostenibilità. Questo museo nasce nel 1998 utilizzando questa baita all'interno della faggeta della Montagna Grande di Viggiano e viene proprio resa a museo perché grazie alla donazione, al recupero di animali trovati morti ovviamente, è stato possibile utilizzarla per mostrare le specie presenti nel nostro territorio. Il Museo del Lupo perché viene dato un onore alla specie più importante che esiste nella Basilicata e anche oltre. Ovviamente è specie protetta. Un'altra specie protetta molto importante che potete visitare qui è la lontra. Non è facile vederla, anche se uno dovesse seguire le tracce o quant'altro, è veramente molto difficile. Venendo qui si ha la possibilità di vederla da vivo questa specie. Poi abbiamo anche altri animali, ovviamente tra i rapaci, il gufo comune, la classica civetta che conosciamo tutti, abbiamo il barbagianni. I bambini appena entrano qui vedono lo scheletro del lupo che è stato ricostruito con la pazienza di un signore e per loro è un dinosauro. Questa è la cosa che è tipica di questo appena entrano in questo museo. Poi la particolarità è questo lupo molto anziano che è stato abbattuto nel 1930 e poi è stato donato dai viggianesi qui al museo ed è l'unico esemplare imbagliato che abbiamo all'interno di questa struttura perché tutto il resto sono imbalsamati. Ma non solo, ai piedi della pista ad accogliere i turisti troviamo anche diversi locali adibiti a bar e strutture ricettive. Noi diamo a disposizione 15 camere, un bar e una sala ristorante pronta ad ospitare 200 coperti. Finora abbiamo avuto tra i 700 e 800 ospiti in questo mese. Purtroppo questa struttura era chiusa, oggi che è aperta è un nuovo punto di riferimento per turisti, anche per passanti, quindi penso che siano lievitati di molto. Tra gli ospiti della vostra struttura, in generale tra gli utenti delle piste che arrivano qui, la maggior parte sono lucani oppure vengono dalle regioni limitrofe? Ci sono lucani, ci sono molti pugliesi, molti soprattutto della provincia di Bari e Taranto, ma anche qualcuno della Campania e qualche calabrese. Allora, diciamo che per quello che può offrire la montagna sono molto soddisfatti, ovviamente poi questa è una cosa molto personale, però per quanto riguarda noi diciamo che sono abbastanza contenti e sono propositivi anche nel ritornare l'anno prossimo. Per l'anno prossimo l'offerta che gli darete a disposizione sarà la stessa oppure pensate di incentivare qualcos'altro? Stiamo cercando di ampliare, di portare delle nuove idee, diciamo, qui soprattutto per la struttura. Speriamo di riuscire a portarle avanti entro la fine dell'anno proprio per dare modo poi ai futuri ospiti di poterne usufruire. Allora un invito a venire a visitare la Montagna Grande? Noi invitiamo tutti a venire a Viggiano e speriamo di poter fare sempre di meglio. Dei primi weekend di apertura del comprensorio sciistico della Madonna Grande di Viggiano sono state registrate oltre 10.000 presenze con molti turisti provenienti non solo dalla Basilicata ma anche dalle vicine regioni della Puglia e della Campania che hanno sfruttato l'offerta turistica del comune di Viggiano. Signora, lei da dove viene?
da Salerno. È la prima volta che veniamo qui a Viggiano ed è stata una bella scoperta, perché è un posto bello dal punto di vista paesaggistico, gli impianti sono piccoli però funzionano bene, ben organizzati, ci sta piacendo molto. Siete qui qualche giorno, vi fermerete qualche giorno? Sì, siamo venuti ieri, andiamo via domani, il weekend. Sofia, sei venuta qui oggi a sciare, è la prima volta che vieni a Viggiano? Sì. Hai sciato, ti piace stare sulla neve? Sì, molto. Sei qua con la famiglia, le sorelline, queste amichette, che cosa ne pensi? Consiglieresti a qualche amica di scuola di venire? Sì, è bello, divertente. Emanuele, i tuoi amici credevano che tu cadessi, invece gli hai dato la dimostrazione che hai già imparato a sciare bene. Sciare bene è un parolone. Non sono caduto, è già tanto. È già un successo, diciamo, è la prima volta che sci? Sì, la prima volta, in 25 anni la prima volta che vengo sulla neve. Quindi è un'esperienza bellissima. Faticosa all'inizio, fanno malissimo le gambe, però già non essere caduti è importante. Perfetto, e adesso per riposare sfrutterei quella che è l'offerta non solo culinaria ma anche ricettiva di Viggiano. Non lo so, non ci siamo ancora informati bene, però penso sì, ci fermeremo lì più avanti e vedremo un po' cosa c'è da mangiare. Sono stati dei bravi allievi? Assolutamente bravi, per la prima volta veramente bravi, hanno appreso credo tutto e credo che si siano anche divertiti con delle piccole difficoltà che ci sono state. Ma la vera domanda è se lui è stato un bravo maestro. È stato il miglior maestro che potessimo trovare, e ci siamo divertiti, abbiamo imparato lo sci di fondo in pochissimo tempo e consigliamo assolutamente il corso con lui. Da dove venite? Bari. Bari, Bari. Siete insieme? Dormite qui? Avete pernottato oppure avete viaggiato? Viaggiato, però ci fermiamo per la notte. E da dove viene? Vengo da Brindisi. Come conosceva già queste piste di Viggiano, è la prima volta? No, questa è la prima volta che veniamo, un gruppo di amici noi, che abbiamo prenotato un albergo e stiamo qui per due giorni, va? Siete con famiglie, soltanto amici? Sì, sì, siamo con la famiglia, bambini, mia sorella, parenti. Che cosa si sentirebbe innanzitutto di consigliare questa esperienza e questa, diciamo, quella che è l'offerta turistica di Viggiano? Sì, sì, è una bellissima esperienza, sì. Sì, sì, lo consiglio perché è un posto che trovi tutto, è tutto organizzato, è tutto bello, vai. Anche per lei è la prima volta? Non è che non so sciare, mi sono fatto anche male. Come si è fatto male? Se non sciava si è fatto male sulla neve? Sì, 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 sulla neve. Ma visto che non sa sciare saprà sfruttare sicuramente quella che è l'offerta magari enogastronomica di Viggiano? Sicuramente, sicuramente, quella sì. Allora, sei pronto a farti questa sciata qui sulle piste di Viggiano? Sì, sì, tanto, sono emozionato. È la prima volta che vieni? Sì. Sapevi già sciare o stai facendo anche il corso? Sto facendo il corso, mi sto imparando, però pian piano. Un commento su questa discesa, com'è stata? Divertente? Sì, sto divertendo. Bello. È la prima volta che vieni a sciare qui a Viggiano? Sì, è la prima volta. Dove vieni? Io sono giorgiano, però vivo qui, cioè non qui, a Salerno, diciamo. Siamo con la famiglia insieme. Niente, devo dire che è bello divertente. Sì, con la famiglia. E più con gli slittini che con gli sci, come prima giornata. Poi proveremo anche gli sci. Quindi vi tratterrete qui un paio di giorni e sfrutterete. Non abbiamo trovato alloggio, quindi ritorneremo il prossimo weekend per soggiornare. Già hai sciato altre volte? Sì, ho sciato altre volte. Sono stato a Livigno tipo un mese fa. Però è il primo anno che scio. Non avevo mai sciato in vita mia. Qui la prima volta in Basilicata? Sì. Da dove viene? Da Brindisi. Una piacevole passeggiata in montagna. Io non posso sciare, ma i bambini sì. Quando siete partiti e quanto vi tratterrete? Sì, e andiamo via domani. Avete non solo sciato, ma avete anche sfruttato quella che è l'offerta turistica e non gastronomica? Sì, è stata una piacevole scoperta su Facebook di tutta questa struttura. Molto carina, la consiglierei. Finita la discesa, allora ci racconti un po' questa esperienza. Allora, sono un neofita insieme a mio figlio, e grazie ad Antonella, Giulio, Dario, siamo riusciti a sciare, anche se è la prima volta, insomma, sono bravissimi proprio loro, i maestri. Lei da dove viene? Da Brindisi, provincia di Brindisi, Francavilla Fontana. Sono molti gli ospiti, i turisti pugliesi che raggiungono qui questo centro di Viggiano, lei si sentirebbe di consigliarlo? Sicuramente sì, soprattutto per imparare, sono bravissimi poi i maestri, poi un bel clima, bella gente, insomma è bellissimo. E per gli anni a venire allora un invito a
a visitare non solo la Montagna Grande ma soprattutto Viggiano per tutta quella che l'offerta. Ma io penso che Viggiano e la Val d'Agri ormai sono in grado di offrire un pacchetto turistico importante e quindi l'invito mio sì è quello di venirci a visitare, vi aspettiamo a braccia aperte.